E benvenuti ragazzi e ragazzi, e bentornati su questo nuovo video, sempre vostro amico Grande Marca. E oggi siamo di nuovo su Yu-Gi-Oh! Duel Links. Seconda stagione, versione global, sempre il nostro account principale. Pronti per questo nuovo video spacchettamento. Oggi siamo appunto nel negozio, perché come vedete ho 7242 gemme. Ho farmato un bel po' di gemme, oltre ad esserci anche l'evento del doppia di Tower, stavolta dell'oscurità, e lo sto farmando tranquillamente, quindi tranquilli che arriverà uno spacchettamento, cioè un'apertura della scatola di D, cioè i vari punti che si ottengono quando finirà l'evento, il giorno prima che non farò più l'evento. Userò tutti i punti e vi farò un video, o se no lo farò da solo e poi vi farò vedere cosa ho trovato. Perché ho fatto anche la stessa cosa nei tag duel della card lottery, solo che non è che avevo trovato chissà che cosa, avevo trovato drago di alta qualità, che era una delle carte interessanti. Comunque, in questo tempo di assenza che io non ci sono stato, sono usciti questi nuovi due box, un box e un mini box. Il box di cui andremo a spacchettare è Porco Giuda. Cruzdare Battleground. Non riesco mai a pronunciare questi così complicati. E il mini box Clash of Wings con Hachel. Non mi ricordo come si chiama bene. Comunque, Clash of Wings non mi interessa. Oggi, visto che ho 7242 gemme, andremo a fare Cruzdare Battlegrounds, Violent Souls ovviamente, perché devo trovare Blade e Gerone Mentale. Andremo a rifare Generation Next, Electric Overlord e Crimson Kingdom ovviamente. Partiamo da prima da Crimson Kingdom. Ci andremo a fare due, visto che 7000, ho contato una per ogni cosa, perché sono 5 box che andremo ad aprire. Sono una 10 boost, quindi 500 ogni, quindi sono 2005 per 2. Adesso devo contare, sono 1000, quindi 1000, 5000. Avanzerebbe oltre 2000. Quindi sì. Intanto andiamoci a fare queste 10 sbustate. Andiamoci a prendere questi 10 pacchetti, sperando di trovare ovviamente le due fusioni principali, cioè il combattente dell'ame fusionico e il padrino oscuro. Ok, tirano scuro nuovo, va bene. E abbiamo combattente di lame R, vabbè, ce l'ho già, quindi non mi serve. Un Kuribo. Andiamo avanti. Ok, e abbiamo Mormolite raro, va bene. Un Kuribo di nuovo. Già terza busta così, sto schifo. 2R, wow. Questa va bene perché mi era nuova. Questa è mia nuova karma del soldato spada della distruzione, quindi va bene. Ah, ecco, gli obiettivi di oggi sono appunto quelle due fusioni. E abbiamo Imperatore Psichico R, 3R. Wow, un Kuriwara, presumo qua c'è un'altra R. Quanto ci scommetto? Guarda, ah, la fanciulla macabra 2R forse. La fanciulla è buona, è la carta della pietra rossa, giustamente. 2R. 3 Kuribo. Siamo a metà, 3 Kuribo. Forse un SR, una super rara. Ogre psichico finale, figo. Sentinella d'argento, no, un'altra R. Va bene, ok, non importa. 3 Kuribo. Dai, dammi una cosa bella. Attenzione, abbiamo l'ultra rara. Abbiamo l'ultra rara. La fusione. Ti prego, fai che sia una delle due che mi servono. Una delle due che mi servono, vai. E vai, combattente di lame, ammazza draghi, soldato spada. Vai così, primo obiettivo completato di questo box. E vai, mi serve solo l'altra fusione e poi questo box posso anche buttarlo nel gabinetto. Comunque, Sanguisughe è antica scimmia scarlatta.
Mamma mia, finalmente! Oh, dopo tanto l'ho trovato. Una delle fusioni che mi serviva, l'ho trovata, finalmente. Attaccare la luna e carte della pietra rossa. Mamma mia, sono troppo contento. Dai, dai un'altra, no? Ci speravo. Però Jaden, tre curibo e Jaden potrebbe essere. Delta 3. Testamento della terra e il guerriero sopravvissuto. Cacchio, questa non l'ho mai trovata, infatti meno, credo, ma meno male. Beh, ultimo pack. Un curibo, vabbè, non importa. Combattente delle lame. Abbiamo iniziato appunto con un combattente, abbiamo finito con questo bel bambino. E vai. Comunque, bene, bene, bene. Forse è meglio passare un altro box, così magari. Ah, ecco, vi faccio vedere solo l'altra carta che mi interessava. Oltre alla mazza drago spada, il combattente del lame super tosto, super figo. Eccolo qua. Paladino scuro, e questo è quello che mi serve. Più e basta. No, anche questo, combattente del lame, il maestro di spada della distruzione mi serve. Perché non l'ho trovato, infatti mi serve. Beh, no, tre allora erano gli obiettivi. Vabbè. Passiamo adesso ad Electric Overload e speriamo di trovare l'unica carta che mi manca. XYZ è l'unica carta che mi manca, se non vado errato. Sì. Sì, è l'unica carta che mi manca, che mi serve. XYZ, cannone drago. E basta. E basta, perché per il resto forse YZ, no, ma non credo. No, 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 mi sa di no, solo XYZ. Comunque, andiamoci a fare queste altre 10 bustine. A questo in corso non spegnete. Ok, va bene. Ok. Andiamo, un curivo. Prima busta. Andiamo. Ok. Il favoloso Lurie o Lurri. Niente di che. Un curivo. Sempre che un curibo, che pizza. Attenzione, X testa cannone, vabbè. Che ho già forse milioni e milioni. A parte tutto devo convertire qualche carta, perché ne ho troppe. Ok, abbiamo Z, carro armato, metallico, va bene. Guarda, se in questo pack trovo Y, ci avrei scommesso. Infatti l'ho detto. Il favoloso Lurry, un altro, va bene. R. Ok. Dai, dai, dammi qualcosa di sostanzioso. Siamo alla quinta busta. Mi serve la potenza. Il calcolatore? No, già fatto matematica a scuola. Dai, su. Su. Un altro X testa cannone. Settima busta, dai. Per favore, gentilmente, dai. Dai, gentilmente, Izanami. Va bene. Allora, almeno una che mi serve XYZ, poi non mi serve solo quella. Samurai della barriera di ghiaccio, R. Penultima busta, attenzione, tre curibo, effetto rare, Jaden. Qua, infatti, generale Gantala della barriera di ghiaccio, SR. Vabbè, niente di che. Ultima busta, un curibo, niente di che, perché la banana è brutta. Tartaruga. R, va bene. Va bene. Va bene, non importa. Non importa. Electric Overlord è difficile. Overlord è difficile. Da poter trovare XYZ in questo box. Qua in Generation Next ovviamente mi serve solo, per l'appunto, Cavaliere Giocare Arcano. E lo devo dire, Boruto Naruto Next Generation. Perché non lo dicevo molto, quindi lo devo dire. Ok, vabbè, c'è anche Drago 5 teste, ma non mi interessa. Mi interessa Cavaliere Giocare Arcano. E Defusione anche, non mi dispiacerebbe Defusione. Defusione non mi dispiacerebbe. Cavaliere del Re, credo che ce l'ho già. Sì, ce l'ho già. No, non mi serve nient'altro. No, non mi serve nient'altro. Vabbè, se poi trovo Horus va bene. Però non lo voglio. Non voglio
Non ti voglio Horus il drago della fiamma oscura, a meno che livello 8, a meno che non mi esci oltre a Horus anche Cavaliere Gioca Arcano. Ok, lì va bene. Però se no non mi uscire, mi interessa di più Cavaliere Gioca Arcano. Quindi 10 buste. Andiamo. Ah, non chiudo l'app, stai tranquillo. Vai, prima busta, andiamo. E abbiamo trovato Verme Cartaros. Quella magia non l'ho letta, però è interessante. Dopo vado a vedere cos'è. Effetto Rare, vediamo cosa si può trovare oltre a una Rare. Infatti, Fushi Orichi e lo schifo Trecuribo. Siamo terza busta, Trecuribo. Trappole, che back. I pacchetti dove ci sono mezzo contrasto. Quando vedi i pacchetti con le trappole vuol dire che è un pacchetto di merda, a meno che non c'è un UR interessante di trappola, ma se non ho tipo rovine diffuse che è del nuovo mini box, però oltre a quello non mi interessa nessun altro. Verme Medusa. Però un curibo, dai, su. Su. Bel tendavino. Ok. Goe Goe, il ninja fallo rosso. Lo schifo. Ok, dai, dammi qualcosa di buono, dai, dai. Su, terreno delle altre dimensioni. Yeah. Un Kuribo, Jaden Swoosh. Una magia. Non mi piace questo. E infatti, libero di Taiyou. Metti un mostro coperto sul terreno scoperto in posizione di attacco. Sarà utile e forte. Ma non era la carta che cercavo. Vabbè, siamo a 2 war. Va bene, ma non era la carta che mi interessava. Fushi, Orichi e tua madre è una ricchiona. Non mi interessava minimamente il libro. Potevo anche non trovarlo, non questo oro, è un altro. Vabbè, cavaliere della regina. E la Turia. Coleottero. Che bello. Non mi interessava questa magia, ecco. Pseudospazio. Non è che tu non puoi vendere una carta magia terreno dal tuo cimitero fino alla end phase. Il nome di questa carta diventa il nome originale di quella carta e sostituisce questo effetto con l'effetto originale di quella carta. Non l'ho capita, però va bene. Vabbè, non abbiamo trovato manco Cavaliere Joker Arcano. E vai, che bella cosa. Valiant Souls. Qua ti prego, dammi quel lancio flaccido di Bladage. Mi serve Bladage. E basta. Cacchio, è l'unico. E se ci fosse anche Sparkman, preferivo quello, ma devo battere me stesso più volte. Cioè, Jaden. Va bene, e il drago erratico di Sutekh. Perché mi... Sutekh. Va bene. Lamento dello streghe. Delle streghe. Drago Kabuki. Yeah. Wankurib. Dai, dammi Bladage. Mi serve solo quello. Mi serve Bladage. Cuccio di tigre Amazzoness. T'ho chiesto un eroe fatto di oro. Super potente. Mega spacca tutto. Punitore di fine è carino, quindi... Su questo magari ci potrei fare un deck perché è carino. Drago erratico di Asarratomam. Dai, siamo a metà booster. Siamo a metà pack. Ti prego. Ti prego, mi serve solo Bladage. Guarda, non mi interessa nessuna UR. Mi interessa Bladage, un SR. Me la puoi dare. Me la puoi dare gentilmente un Bladage. Me lo puoi dare un ge. Diabolos, re degli abissi. Gentilmente, un Bladage mi serve, non... Non ne sono sicuro quanto effetto Rare Jade non possa fare fortuna, però... Il favo... Ecco! Mi ha portato fortuna perché è un SR, ma il favoloso Soul Kius, a posto di questa merda, mi potevi dare Bladage lo stesso attributo luce, però è più bello. Più bello. Mi serve perché è un deck elementale. Una fusione, guarda... Goku, eroe mascherato. Pure nuova, però va bene. Non mi interessano gli eroi mascherati, sinceramente mi fanno schifo.
Regina della seduzione, livello 7. Seduci gentilmente le buste per farmi trovare Blade, gentilmente. No, non funziona. Il favoloso F. Cocator. Ming, questa è tutta la potenza di questa cacchio di carta di merda. Non ho parole, mi serve solo Blade, che non è manco tra IUR. E tra ISR, poi Viverna, quindi due. Scherzavo, due. Mi servono due, se potevi darmi uno dei due. No, non me lo vuoi dare. Andiamo su Cursor Battlegrounds, l'ultima sbustata. Poi magari il prossimo episodio, magari la rifacciamo un'altra sbustata. Per sperare di aver trovato qualcosa. Ah, ecco. Qua ovviamente mi serve. Spadaccino Silente, livello 7. Questo è carino, Grande Magio Garzet, mi interessa, cioè è carino. Poi ovviamente i Sei Samurai mi interessano, perché uso Joy con appunto i Sei Samurai, quindi non mi dispiacerebbe. Poi vabbè, Spadaccino Silente livello 5 mi serve ovviamente, se no non posso evocare Spadaccino livello 7. La fusione dei Sei Samurai mi interessa. Poi vabbè, tutte le carte legate ai Sei Samurai mi servono, mi interessano ovviamente. Bujin mi interessano manco per passarmi per l'anticamera del cervello. Qua in totale mi serve anche blocca carta, ragazza eroica, mi servono. Vabbè, la carta colpo spada silente mi serve. Le carte dei samurai, ovviamente. La trappola di ragazza eroica mi serve e non poco. Lei trappole perché sono due le carte, Sei Samurai, Silente livello 3, Sei Samurai. Sei Samurai, Sei Samurai. Allora. Dov'è? Eccola, giovane guardia. E ce n'era un'altra, però non so più. Ecco. Ragazzo miracoloso, miracolosa, quello che è. Mi servono una, due, tre. Vabbè, tutte le carte Sei Samurai, in sostanza. Sei Samurai, spadaccini silenti e basta. Questo. E Maju Garzet. Grande Maju Garzet. Primo pack, un Kuribo. Vion, Petachiloro. Parsat, Cavaliere Oscuro. Vabbè, non ci ho pullato. Colpo spada silente. E vai. Un obiettivo portato a casa tranquillamente. Formazione per l'unione. Bujinji, tartaruga. E Bujin, Mikazuki. Va bene, R nuovo. Va bene, ovvio. Terza bustina. Abbiamo Doji, se siamo nel segreto, vai così. Sentinella branco acciaio non mi interessa. Nobili armi del destino mi fanno schifo. Un Kuribo. Effetto Rai, dai, come mi puoi dare qualcosa di bello? Avalon, Custode Brancacciaio e Kizaru, Sei Samurai Segreto. Ottimo, ottimo, bene, bene, bene. I Sei Samurai mi interessano, quindi ottimo. Vai, cos'è prossima? Va bene. Ninja Fulmineo e Giara dell'Acquisizione. Tutti sti nomi potenti. Ok, prossimo boost a 6. Siamo a Parassita Metallizzante Soltite. Vylon Stigma e nobili armi Arfeudutir. Ste nomi complicati, non me li dovete dare. Sì, me li dovete dare. Spirito dei Sei Samurai, ottimo. Giovane guardia, ottimo. E Bujin Hirume, potevi darmi ragazza eroica, gentilmente. No, va bene, Kuribo. Ok, Doji Sei Samurai segreto, ok. Componente Vylon, ok. Nobile cavaliere Borz. Borz. Ok, nona busta. Niente, un Kuribo. Strumento di infestazione. Vylon Tesseract, che è quello di Loki. Orco del dolore scarlatto. Porco Giuda. Ultima busta. Wow, nobile cavaliere Bedwyr. Bujin. Vabbè, questo qua l'ho già detto. Un altro Sei Samurai segreto. Va bene. Grazie, grazie. Questo vabbè. Qualche carta ce l'abbiamo. L'abbiamo portata a casa qualche carta. Quindi, ragazzi,
andato abbastanza bene. Quindi, ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Commentate, condividete e iscrivetevi che ho fatto. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Pica pica a tutti. Parapapapa.